Buonasera a tutti, saluti da Slow Food. Mi chiamo Paola Barbeito e vorrei darvi il benvenuto alla conferenza Il cambiamento climatico nel Mediterraneo. Prima di entrare nel merito di questo incontro vorrei darvi alcune informazioni pratiche. Durante questo webinar la vostra videocamera e i microfoni saranno disattivati, ma potete scrivere le vostre domande nella chat e le discuteremo alla fine. Vorrei adesso passare la parola a Nadia Ripetto, biologa e storica attivista di Slow Food. Buonasera Nadia, quando vuoi hai la parola. Buonasera, buonasera a te Paola, buonasera ai nostri ospiti e buonasera a tutti quelli che ci stanno seguendo. L'incontro di questa sera è uno degli ultimi eventi che sono stati organizzati come anteprima di Slow Fish, che inizierà tra pochi giorni, quindi vi aspettiamo tutti a Genova dall'1 al 4 di luglio. In tutti gli incontri si è parlato molto di ambiente, di cambiamenti climatici e oggi vorremmo fare un quadro ancora di più su quello che accade in Mediterraneo. Io non vorrei parlare moltissimo perché vorrei lasciare lo spazio ai nostri ospiti, quindi mi permetto di presentarli. Abbiamo scelto due scienziati, e uno scienziato ma un operatore del mare. Federico Betti, che è un giovane dottore in biologia, ecologia marina, zoologo marino e docente del corso di teologia presso l'Università di Genova. Collabora con diverse aree marine italiane e ci fornirà un po' una visione del Mediterraneo per tutto quello che riguarda la zona costiera, in vicinanza appunto della costa. Seguirà poi Maurizio Wurz, che è stato professore del Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Genova, ex conservatore del Museo Oceanografico di Genova ed è un profondo conoscitore delle zone del largo, delle zone del profondo. E poi in ultimo, ma non per ultimo, Lorenzo Dasso, che è un architetto, un pescatore e un ristoratore, titolare dell'Osteria Raieli a Cavi di Lavagna, e perché per noi è molto importante che noi riteniamo che la scienza sia fondamentale in tutti i suoi aspetti, ma riteniamo anche che il punto di vista di chi opera e lavora sul territorio sia assolutamente indispensabile. Quindi io inizierei lasciando la parola a Federico, parlando un po' della sua sensazione anche da subacqueo, di come stanno cambiando gli ecosistemi liguri e ovviamente anche del Mediterraneo. Scusate ancora una cosa, che poi silenzio il mio microfono, io vi chiedo di stare intorno ai 7-8 minuti a domanda, in modo da permettere eventualmente alle persone del pubblico di poter fare qualche, insomma, di intervenire in qualche modo. Quindi grazie a Federico e a te la parola. Grazie e buonasera a tutti anche da parte mia, spero che mi sentiate bene. Per quel che mi riguarda, effettivamente trovo che i cambiamenti climatici, e in particolare il riscaldamento delle acque del Mediterraneo, perché è così che in Mediterraneo si stanno mostrando questi cambiamenti, stia avendo effetti davvero drastici, davvero estremi, quantomeno sulle comunità costiere, come diciamo, ciò di cui io mi occupo. In particolare agiscono questi cambiamenti con tante modalità differenti. Forse quella più eclatante e più nota anche al grande pubblico è l'ingresso di specie aliene, ossia specie animali, vegetali, che entrano in un nuovo areale di distribuzione, un nuovo bacino, come può essere quello mediterraneo, per via delle attività dell'uomo, per esempio trasportati accidentalmente con le imbarcazioni o altro. Il fatto che il Mediterraneo si stia scaldando favorisce l'ingresso e poi anche l'insediamento, la colonizzazione a tutti quegli animali o vegetali di origine tropicale che si trovano a entrare in Mediterraneo. Un esempio forse noto può essere quello della caulerpa cilindracea, un'alga verde che fa delle reti sul fondale che sta davvero cambiando i fondali anche del Mar Ligure, ad esempio. Ecco, questo evento prende il nome di tropicalizzazione proprio perché il Mediterraneo, che è un mare di per sé temperato, inizia ad ospitare specie di origine tropicale. Alla tropicalizzazione, quindi all'ingresso di specie aliene, si affianca anche una meridionalizzazione, ossia specie già presenti in Mediterraneo, ma che si trovano tipicamente nella porzione più meridionale, pian piano iniziano a salire, a competere con le specie che si trovano invece più al nord, fino a colonizzare anche la porzione più settentrionale del bacino. Un esempio potrebbe essere
Talassoma pavo, la donzella pavonina, un pescettino piccolino molto colorato che fino a qualche decina d'anni fa era relegato praticamente solo alla porzione meridionale delle coste italiane e siciliane, ora è molto frequente, molto comune anche in Mar Ligure. Considerate che il Mar Ligure è la porzione mediamente più fredda dell'intero bacino mediterraneo, per cui se delle specie amanti delle acque calde diventano comuni, addirittura invasive in Mar Ligure, significa che hanno via libera un po' in tutto il bacino. E questo viene favorita, questo insediamento, questa colonizzazione da parte di specie aliene o comunque termofile, amante del caldo, anche perché le specie invece più tipiche del bacino mediterraneo, in particolare se ci rivolgiamo al Mar Ligure, quindi specie amanti delle acque piuttosto fredde, come dicevamo, stanno subendo invece questi fenomeni di grande calore. Grande calore che in mare ha degli effetti molto negativi. In particolare, sono già oltre 20 anni che si assiste a periodiche morie di massa. La più forte, la principale, è stata forse quella del 1999, ma poi c'è stata anche nel 2003 e via dicendo, anche anno dopo anno si sono verificati fenomeni simili. Quindi, momenti in cui caldo forte e prolungato ha colpito duramente gli organismi del fondo, in particolare le gorgonie, che sono dei coralli molto grandi, che sono anche molto importanti perché ospitano un sacco di animali, fungono da aree di protette, diciamo, per la salvaguardia delle fasi giovanili di molte specie. E quindi gorgonie, poi anche spugne, anche dei molluschi come l'arca di Noè, recentemente Pinna nobilis, quel grande mollusco endemico del Mediterraneo, è sull'orlo dell'estinzione a causa di un'infezione da parte di un protozoo che pare essere favorita anche dal riscaldamento delle acque. Quindi da una parte le specie, diciamo così, nostrane stanno soffrendo, si stanno riducendo, stanno morendo con episodi estremi di morie. Dall'altro soffrono quindi anche la competizione con specie più termofile che stanno salendo e quindi questo sconvolge un po' tutti gli ecosistemi. E le conseguenze sono molto evidenti. Noi abbiamo avuto la possibilità di confrontare porzioni di fondale, le stesse, a distanza di 10 anni in alcuni casi anche di 30-40 anni. Cioè erano state fatte foto, riprese, studi, campionamenti 40 anni fa, li abbiamo rifatti adesso per vedere cosa è cambiato. Anche all'interno di aree marine protette, in zone dove la pesca, la nautica, l'inquinamento, la subacquea sono ridotte, quindi diciamo tutto il contorno viene un po' isolato, quindi è chiaro che i cambiamenti climatici sono la componente principale, è evidente che l'ambiente è completamente cambiato. In particolare si assiste ad una omogenizzazione del fondale, nel senso che mentre 40 anni fa a 5 metri c'erano determinati organismi, una certa comunità, a 10 un'altra, a 20, a 30, altre ancora, adesso è un po' tutto uguale, è tutto molto più semplice, molto più omogeneo. E questa comunità è molto semplificata, non ci sono più tante specie arborescenti come molte gorgonie, come anche molte alghe arborescenti, spugne di grandi dimensioni che davano una certa tridimensionalità all'ambiente. Potete immaginare, è come se fosse un bosco, chiaramente un bosco è più ricco, più resiliente, più resistente, più biodiverso che non un campo con l'erba tagliata, diciamo, no? E questo è quello che sta succedendo, si sta assistendo ad una riduzione della tridimensionalità, una semplificazione delle reti trofiche, degli rapporti fra gli organismi, una riduzione della diversità e questo significa squilibri ecosistemici, grandi cambiamenti, specie che scompaiono, specie che arrivano, differenti interazioni fra gli organismi e anche in generale una semplificazione di tutto. E la semplificazione in mare è una cosa molto negativa. Un ecosistema che si semplifica diventa un ecosistema meno resiliente a tutti gli altri tipi di impatto, a tutte le situazioni, e me meno resistente e meno resiliente, per cui un ecosistema più fragile, più facilmente impattabile. E conseguenze di questo le stiamo già iniziando a vedere. Quindi, in effetti, i cambiamenti climatici, che per quel che riguarda il Mediterraneo, hanno scaldato le acque costiere di relativamente poco, 1 o 2 gradi, l'estate che diventa un po' più lunga, sembra qualcosa di più o meno trascurabile, in realtà hanno completamente cambiato gli ecosistemi costieri marini. Mi fermo perché non vorrei sforare, poi eventualmente se volessimo discuterne di più aspetto domande o No, commenti. no, grazie, perché hai anche introdotto un altro problema, perché abbiamo detto che quello della crisi climatica è solo un aspetto, ma quello, ad esempio, di una perdita di biodiversità
che è assolutamente importante e fondamentale. Nel video noi abbiamo visto come tutto è interconnesso, lo dice chiaramente la slide. Chiediamo, Maurizio è stato insomma appena pubblicato, cioè appena lavorato come autore di un capitolo di un libro che si intitola The Mediterranean Sea in the Era of the Global Change. E il capitolo che ha scritto Maurizio è dedicato proprio all'ecosistema pelagico del Mar Ligure. Sulla base anche di quello che ha detto Federico, chiediamo a lui insomma questa percezione, questo cambiamento nel clima anche nella zona del largo, nella zona pelagica. Buonasera a tutti, grazie anche dell'invito a parlare un po' di questi argomenti. Non è mai sufficiente divulgare e far sapere quali sono le problematiche, soprattutto del mare, perché come dicevi anche i nostri politici hanno poca sensibilità di questo ambiente che sembra così omogeneo e così imperturbabile, poi in realtà presenta problematiche che ci riguardano veramente molto da vicino. Allora, lo studio che citavi in realtà mette in evidenza una cosa, che quella gran parte del mare che insomma si chiama ambiente pelagico ci sfugge dal punto di vista della completa conoscenza. Direi che noi conosciamo qualche cosa, diciamo, sulla superficie del mare i primi 20, 30, 40 metri, facciamo 50 tanto per essere ottimisti. Qualcosa che riguarda il fondo, appunto come spiegava anche Federico, e soprattutto la parte costiera, perché poi più andiamo a largo e più andiamo profondi, e allora qui le cose ci sfuggono sempre di più. Ma il grande punto interrogativo che noi abbiamo per quanto riguarda per esempio le stime di biomassa animale o vegetale, ma anche tutto il funzionamento e il movimento delle masse d'acqua, è quella colonna che va dai 50 metri fino ai 5.000, cioè le massime profondità del Mediterraneo, e se vogliamo stare sulle medie, diciamo intorno ai 2.000 metri. Quindi questo punto interrogativo ci penalizza moltissimo anche dal punto di vista della comprensione di tutti i fenomeni. Però una cosa la sappiamo molto bene, ci viene insegnata diciamo nei primi anni anche dei corsi di biologia, ed è proprio come funziona il Mediterraneo. Il Mediterraneo è una macchina che funziona con la temperatura e con la salinità. È una macchina cosiddetta termoalina. E la sua possibilità di funzionare in questo modo deriva anche dal fatto che Gibilterra ha una soglia piuttosto elevata, nella profondità massima in Gibilterra sono 300 metri, per cui l'acqua fredda dell'Atlantico non entra, e quindi l'acqua profonda del Mediterraneo è intorno sempre ai 12 gradi, insomma non scende mai a quel livello, sotto quel livello. Tutto questo ovviamente fa funzionare il Mediterraneo in un certo modo, ed è anche diciamo l'aspetto che crea del Mediterraneo un po' un caso unico rispetto anche al funzionamento degli oceani, perché l'altra cosa che impariamo è che sempre a scuola è che la parte diciamo più produttiva degli oceani è la zona costiera, la zona dove ci sono i bassi fondali. Nel Mediterraneo non succede così. La grande parte della produzione primaria del Mediterraneo avviene tutta a largo, grazie a questa macchina termica, ai movimenti delle masse d'acqua, alla capacità di raffreddare gli strati superficiali, di farli affondare con i venti, per esempio, che vengono da nord, la tramontana, la bora, il maestrale, venti dalla Siberia che vengono, che soffiano nell'Egeo e così via. Questa serie di raffreddamenti superficiali crea una situazione che permette al mare di rimescolare le acque superficiali con le acque profonde, e quindi di concimare, fra virgolette, diciamo così, gli strati superficiali, e quindi di creare, generare insomma, le condizioni favorevoli per la produzione primaria.
Questa parte qua avviene al largo a 30-40 miglia di distanza dalla costa e avviene proprio in Mar Ligure e nel Golfo del Leone in una parte e in un'altra parte in altre zone del bacino del Levante. Nel bacino levantino, inoltre, avvengono altri fenomeni che sono sempre legati alla temperatura. Il riscaldamento, soprattutto nella zona, diciamo, a largo e a est di Rodi, dell'isola di Rodi, crea una massa d'acqua particolare, che è la massa d'acqua caratteristica del Mediterraneo. È una massa d'acqua che si interpone fra la superficie e il fondo. Questa massa d'acqua viene chiamata acqua intermedia. Questa massa d'acqua scorre verso occidente ed è poi l'acqua chiamata acqua mediterranea che influenza anche alcuni processi molto importanti nell'Oceano Atlantico. Quindi la mia grossa preoccupazione, ma dovrebbe essere la preoccupazione, diciamo, di tutti, è che le alterazioni dovute ai cambiamenti climatici in primo luogo fanno saltare questa macchina, perché riscaldando e rimanendo gli strati superficiali molto caldi, questi non scenderanno mai in profondità e quindi non si creano più quegli fenomeni chiamati upwelling, quindi di risalita delle acque profonde, di concimazione delle acque superficiali e quindi della produzione primaria, che è quella che permette di avere qui i tonni, di avere qui molti predatori e molte specie, insomma, di pesci e di altri organismi. Quindi il Mediterraneo, da questo punto di vista, è veramente in una situazione molto critica. Abbiamo già visto in alcuni casi, per esempio nel 2013, c'è stato un riscaldamento particolare di quest'acqua intermedia che ha bloccato i flussi verticali, quindi la produzione primaria, e alcuni predatori sono addirittura completamente scomparsi, per esempio dal Mar Ligure, che è molto influenzato da questi processi. E quindi l'ambiente pelagico non è qualcosa di molto lontano e molto distante anche dai processi costieri, ma è qualche cosa, come anche spiega bene, diciamo, il video, cioè è interconnesso, sono talmente interconnessi che tutto quello che succede al largo in qualche modo viene e si ripercuote tranquillamente sulla costa, esattamente come tutto quello che succede non solo sulla costa ma anche nell'entroterra, come viene anche ben citato nel video, si ripercuote al largo, anche grazie a tutto un sistema che è unico nel Mediterraneo, perché il Mediterraneo ha delle autostrade che connettono il mare profondo con la costa e sono i canyon sottomarini. Ce ne sono 500 in Mediterraneo e tutti questi che corrono, quasi tutti con pochissime eccezioni, perpendicolari alla costa, non fanno altro che convogliare sostanze e materiali verso il fondo e di lì poi le correnti di cui parlavo prima le fanno risalire verso l'alto. Ora è evidente che questa parte, diciamo, le sostanze Dai un minuto ancora. Sì, le sostanze che chiamiamo, possiamo chiamare buone, cioè quindi produttive, quindi l'aspetto è positivo, ma se noi continuiamo per esempio con gli inquinanti, che è una delle grandi problematiche del Mediterraneo, quelli arrivano tranquillamente e velocemente anche sulle nostre tavole e nei nostri organi. Grazie, scusate se faccio un po', ma così diamo la parola a tutti in modo uniforme. Ovviamente abbiamo, insomma, sentito queste problematiche che non sono irrilevanti. A Lorenzo, che ha, insomma, come dicevo prima, una capacità, insomma, per lavoro, lui si ha contatto direttamente con quello che accade in mare, volevo sapere se lui ha questa sensazione di questi cambiamenti che ha spiegato sia Federico che Maurizio da quando ha iniziato a pescare. Sì, buonasera a tutti innanzitutto e grazie per l'invito. Ma io, come dire, posso portare il contributo di ormai 40 anni di passione per la pesca e di avventure in mare.
Non c'è dubbio che, come dire, nello stesso contenitore il contenuto è completamente cambiato. Io ho sempre avuto anche la passione di andare con la maschera, quindi di avere non soltanto la percezione del mare, dagli strumenti che sono a bordo, quindi le reti e la parte tecnologica, quindi ecoscandaglie e sonar, ma di vedere e di toccare con mano. Ahimè, io non posso che confermare quello che i miei colleghi, tra virgolette, perché sono insomma la parte, come dire, scientifica, io ho una formazione diversa, però su quello che è successo negli ultimi, in particolare 10-20 anni. Guardiamo, facciamo brevemente una stratificazione. Arriva prima la nostra costa, era ricca di frutti di mare, per esempio, di muscoli, di patelle, c'erano le ostriche. Quindi quell'equilibrio di cui i miei colleghi, insomma, chi mi ha preceduto ha parlato in modo molto chiaro, li possiamo toccare addirittura tutti con mano. Stiamo assistendo ad una desertificazione delle scogliere, ad un cambiamento anche di quelle che erano e che sono oggi tutta la parte vegetale dell'ecosistema marino. Che cosa ha comportato questo? Su questo, per riaffermare questa tendenza, ahimè purtroppo che non è la sola, perché diversi sono anche i fattori che contribuiscono a questo, possiamo definirlo, terremoto, trauma dell'ecosistema marino, insieme all'inquinamento ambientale sicuramente, agli impianti di acquacultura sicuramente. Ma che cosa succede e da che cosa io ho visto davvero quello che ci stiamo dicendo? Cioè, tutti i pesci, il professor Wurz parlava delle temperature delle acque, tutti i pesci si stanno allontanando, il fondo si sta uniformando e vanno a cercare, io dico probabilmente, una temperatura più vicina a quella che percepivano un tempo. E qui l'elenco, come dire, è lungo. Parliamo anche, vi posso portare a testimonianza anche dell'ultima campagna, degli ultimi anni della campagna del Bianchetto. Prima, dopo la mareggiata, si pescavano per giorni e giorni vicino a riva, perché per diversi fattori. Si pescavano negli ultimi anni dove la pesca è stata aperta, il primo giorno, dopodiché scomparivano. Scientificamente mi risulta che il novellame, quello è la porzione più sensibile, è un istinto molto forte, quindi si allontanavano, andavamo a pescare 80-100 metri, questo è inusuale. Parliamo poi, scusate, a diverse profondità, per esempio la triglia si pescava al suo fondo, era 20-30-40 metri, poi sappiamo bene che ci sono diverse famiglie e si trovano un po' tutti in fondale, però la triglia bianca, quella di sabbia e di fango, prima si trovava 20-30 metri, adesso anche chi pesca strascico nel nostro mare, le pesca nel più quantità nei 70-80 metri che nei 50, addirittura anche con le reti da posta, come faccio io, circuizione, nella parte più ravvicinata. Parliamo del pesce prete, prima il pesce prete si pescava dai 20-25 metri, adesso si pesca dai 30-70, ma i 30 non sono sufficienti, dai 35-70, la razza si pescava dai 25-30, quella era la culla della razza. La razza oggi la peschiamo dai 40-60. Andiamo più profondi, il gambero rosa si pescava intorno ai 200 metri di profondità, che fra l'altro è una delle specie che è fortemente in aumento, sensibile, e rispetto a tante altre specie che invece sono in diminuzione. Si pescava, come dicevamo, intorno ai 200 metri. Oggi il gambero rosa si trova a 300-400 metri. Il gambero rosso, il nostro, l'imperiale ligure, che prima si pescava intorno dai 400 ai 500 metri, oggi si pesca dai 600 ai 700 e oltre. Quindi questo è proprio, io credo, una visione che io ho avuto molto molto forte. E qui l'elenco delle varie specie che hanno cambiato l'habitat, probabilmente dovuto a diversi fattori, come chi mi ha preceduto ha chiaramente espresso, e quindi insomma è davvero un terremoto dovuto a molteplici fattori, in particolare la questione del surriscaldamento delle acque. Banalmente vi posso dire, io ho la temperatura del sonar, ma se un blocco di ghiaccio per mantenere il pesce 10 anni fa mi durava, al di là delle questioni dei dati
mi durava 5 ore, oggi me ne dura la stessa quantità, 3 ore. Quindi cioè, è tutto un fattore, perché poi è l'acqua che si mette per raffreddare il pescato, soprattutto nel periodo estivo. E prima noi ghiacciavamo il pesce soltanto, insomma, in maniera importante nel periodo strettamente estivo. Adesso dobbiamo cominciare a ghiacciare il pesce a marzo-aprile, perché il pesce non resiste più, perde gran parte delle sue caratteristiche organolettiche. E quindi c'è in atto davvero una capillare, perché riguarda diversi, come dire, diversi fattori e che hanno comportato, innestato un trauma, una rivoluzione per quanto riguarda gli aspetti della pesca. Grazie, grazie Lorenzo. Quindi insomma, voglio dire, se mai ce n'era bisogno, tre aspetti diversi, ma tre conferme del fatto che insomma la crisi climatica non è un'invenzione degli ambientalisti, ma è una realtà tangibile e vera. Io tornerei da Federico, tanto se vuole aggiungere qualcosa, però credo che chi ci sta seguendo abbia anche voglia di capire, insomma, noi come Slow Food, i nostri soci sono persone molto, molto sensibili, che là dove è stato necessario hanno anche messo in atto una serie di azioni per poter tentare ovviamente di cambiare questo paradigma. E sono certa che la maggior parte ci chieda, insomma, quale ruolo può avere anche semplice cittadino, cosa possiamo fare e cosa può fare anche la scienza in questo. Certo. Domanda giustissima. Mi sentirei solo di fare una brevissima premessa, forse un po' la palissiana, ma che credo ci possa stare. Partiamo dal presupposto che il mare, così come la natura in generale, in realtà si adegua a qualunque cambiamento. Siamo noi che non riusciamo ad adeguarci a come cambia la natura. Nel senso che quello che ho raccontato prima, ma che hanno poi raccontato anche gli altri, effettivamente, se la temperatura dell'acqua cambia, scompaiono le gorgonie, l'ambiente diventa più semplice, ci saranno altri organismi che si adatteranno in qualche modo. Quindi il mare si riprende sempre. Il fatto che adesso ci siano più meduse di una volta, il fatto che adesso ci sia un'alga verde invece che un'altra, è semplicemente significa che la natura va avanti. Il problema qual è? Che noi, esseri umani, utilizziamo l'ambiente naturale, in questo caso l'ambiente marino, con la pesca, con l'acquacoltura, con il bagno in mare, che se ci sono le meduse ci dà più fastidio fare rispetto a quando non ci sono, con la nautica, con la subacquea, i subacquei sono contenti di vedere il corallo, la gorgonia, la cernia, se c'è un tappeto di alghette pelosine non gli piace nello stesso modo. Tutte le attività, diciamo, che insistono sul mare, sono adattate al mare come è sempre stato, diciamo, a memoria d'uomo, ecco. Questi cambiamenti fanno sì che il mare non sia più come ce lo aspetteremmo e stia cambiando in maniera piuttosto consistente. Quindi ecco, le nostre misure secondo me devono essere soprattutto volte a quello che a cercare di salvaguardare il mare per come lo intendiamo noi. Ecco, questa era la premessa su cui mi sono un po' dilungato. Quindi, brevemente, come agire? Beh, sicuramente sarebbe opportuno mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Mitigarli come? Da una parte, ma forse quella più complessa, cercando di ridurre il riscaldamento dalle emissioni, quindi ridurre gli sprechi, ridurre i consumi, tutte cose giuste, ma che assolutamente spingo ovviamente a fare, ma che, diciamo, almeno sul breve periodo non hanno di per sé grandissimi effetti. Quello che ritengo io sia il modo migliore, oltre, diciamo, a ridurre il riscaldamento globale da tutti i punti di vista, secondo me è quello di ridurre gli altri stress sull'ambiente marino, quantomeno per quello che mi riguarda sull'ambiente del fondo costiero. Come dicevo, se non ci sono le gorgonie, i pesci non si riproducono allo stesso modo, quindi cambia un po' l'ambiente. Per cui secondo me quello che bisogna fare è ridurre gli stress, ossia è piuttosto evidente che un organismo che subisce altri stress, ad esempio l'inquinamento, ad esempio un danneggiamento dato da un contatto che può essere quello di un subacqueo, quello di un attrezzo da pesca, una prateria di posidonia che è stata arata da un'ancora, per esempio,
quindi organismi che sono stati stressati in altro modo sono molto più sensibili agli effetti del cambiamento climatico. Per esempio le morie. Una gorgonia che è stata ferita da una lenza o da una pinneggiata soffre di più degli effetti del riscaldamento di una sana. Per cui secondo me bisogna agire su due canali. Da una parte appunto ridurre il calore, ma dall'altro preservare nel miglior modo possibile quello che c'è, ridurre gli altri stress. E questo secondo me si può fare aumentando il numero di aree marine protette, che è una cosa secondo me assolutamente fondamentale, che anche l'Europa ci sta spingendo a fare, e attraverso questa gestire quella che è la nostra fruizione dell'ambiente marino. Ridurre gli impatti in generale, ridurre l'impatto degli attrezzi da pesca, ridurre l'impatto dei subacquei, ridurre l'impatto della nautica, ridurre l'inquinamento in generale, aumentando tutto il sistema della gestione degli inquinamenti a terra per evitare poi di inquinare anche l'ambiente marino, ridurre tutte le attività costiere, le attività edili costiere, la costruzione di porti, i ripascimenti, tutte le attività che insistono sul bagnasciuga che si vanno a ripercuotere poi sull'ambiente marino. E indirettamente quindi poi vanno a impattare non solo direttamente con l'impatto ad esempio di un ripascimento, ma anche indirettamente perché vanno a stressare ulteriormente organismi che già stanno soffrendo per il riscaldamento e di nuovo quello che dicevamo prima, l'ingresso di specie aliene, la maggiore competizione, la presenza di predatori che prima non c'erano. Quindi insomma questi animali stanno subendo tutta una serie di effetti del cambiamento climatico che li stanno veramente colpendo, cerchiamo almeno di non dargli una mattata finale con altri interventi. Quindi secondo me, ecco, da parte di ognuno di noi l'intervento dovrebbe essere sulla mitigazione di tutti questi altri aspetti. Scusa Federico, ti faccio io una domanda, visto che sei stato velocissimo e molto chiaro. Quindi anche il problema, perché non ne abbiamo parlato, perché ma anche delle microplastiche ovviamente, della presenza, cioè ad esempio certo, ai nostri soci Slow Food, il fatto di che possono contribuire nel rifiutare nel modo più assoluto tutto quello che è un packaging di plastica o delle confezioni, perché questo incide molto nel mare, giusto? Assolutamente giusto, sono stato un po' vago sull'inquinamento, ma inquinamento si può interpretare da tanti punti di vista, dal mercurio, gli idrocarburi, le emissioni di vario tipo, certamente anche la plastica, che in questo momento è uno dei problemi principali. Le plastiche in generale danneggiano l'ambiente, le microplastiche poi entrano nelle reti trofiche, quindi nelle catene alimentari, si biomagnificano, cioè pesce grande che mangia pesce medio, che mangia pesce piccolo, accumula via via le microplastiche, per cui certamente rappresentano poi una fonte di grande stress e sofferenza. Personalmente anch'io ho questa battaglia personale contro la plastica, che purtroppo è abbastanza limitata, nel senso che al giorno d'oggi evitare completamente la plastica è impossibile, però certo ridurre il più possibile l'uso di plastica, tutte le plastiche monouso, tutti gli incarti, packaging assolutamente inutili che spesso ci vengono propinati, è comunque già una buona azione, assolutamente, assolutamente. A volte dicono che i piccoli passi sono quelli che ci fanno procedere in avanti. È vero. La stessa domanda la vorrei fare a Maurizio e le vorrei chiedere in particolare un po'. So che lui ha non un giudizio particolare, ma insomma sul discorso delle zone protette, delle aree marine, insomma. A te Maurizio. Sì, dunque condivido pienamente quello che ha detto, appena detto Federico. Metterei le cose in un ordine leggermente diverso, perché secondo me è anche importante dare la sensazione al pubblico che le priorità, quali sono le priorità, perché spesso si mettono come si citano anche magari involontariamente alcune problematiche, quindi alcuni stress come per primi, e quindi automaticamente gli si dà un valore, diciamo, più importante rispetto a quelli che poi vengono citati per ultimi, magari così anche in modo molto veloce. Allora, innanzitutto io fra i primi problemi che ha il Mediterraneo metterei l'inquinamento. Proprio una delle cose che dobbiamo combattere in senso generale, l'inquinamento chimico, quindi per esempio i pesticidi, ricordiamoci che i nostri organismi
i predatori, per esempio quelli che appunto ho studiato per anni, sono, come ad esempio i cetacei, sono quelli del Mediterraneo, le specie del Mediterraneo sono le più inquinate in assoluto rispetto a tutte le altre specie, cioè tutti gli altri animali della stessa specie in oceano. Quindi questa è una delle prime problematiche. Questi pesticidi poi non sono, diciamo, non vengono espulsi dall'organismo, ma rimangono all'organismo, addirittura vengono passati attraverso l'allattamento nel caso dei cetacei, e quindi ci sono veramente dei grossi problemi, perché l'accumulo di queste sostanze abbassa le difese immunitarie. Per ora è dimostrato solo in alcune specie, come ad esempio i grossi predatori, però non è escluso che poi lo stesso effetto lo abbia anche su organismi che noi definiamo inferiori, ma che insomma, come molluschi o altre specie ancora. Quindi questo è il primo problema. È il primo problema che riguarda il Mediterraneo, e secondo me la temperatura è anche uno di quei fattori che aumenta la problematica inquinamento in senso generale. Teniamo presente poi ci sono altri tipi di inquinamento, che è l'inquinamento organico, che non è trascurabile, basta affacciarsi su qualsiasi lungomare delle nostre coste e si vede tutta questa bella schiuma che galleggia, e questo è chiaramente inquinamento organico che in qualche modo tocca gli ecosistemi, l'inquinamento acustico e così via. Quindi questo è il primo problema. Il secondo problema è quello citato anche da Federico, ma non per primo, ed è l'uso del territorio mare, i porti, i moli, il rifacimento arenili, l'alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dei fondali. Noi qui siamo abituati a fare rifacimento perché così mettiamo più ombrelloni, ci siamo illusi, cioè diciamo che troviamo la giustificazione con l'erosione costiera, poi andiamo a vedere la dinamica delle coste degli ultimi 50 anni e vediamo che ora abbiamo più costa di quanto ce ne avevamo 50 anni fa. Abbiamo occupato con strade, con costruzioni, quella che è la vera spiaggia, e consideriamo spiaggia quella che invece è la parte, diciamo, evolutiva e dinamica dell'insieme che dovrebbe essere chiamato spiaggia come funzione ecologica. Quindi tutto questo sono i primi problemi che vanno a intaccare gli ecosistemi del Mediterraneo attraverso quei processi di cui parlavo anche prima. Questa è la grande problematica. Poi, per quanto riguarda gli aspetti, diciamo, protezionistici, quindi la visione, diciamo, di come conservare, come preservare, come proteggere il Mediterraneo, finora abbiamo usato un concetto spaziale, quindi abbiamo protetto aree, superfici del mare. Anche il santuario Pelagos, quindi pelagico, è comunque concepito con dei confini e con come un'area con dei limiti ben definiti. E questo non funziona perché ormai abbiamo imparato che gli organismi si muovono secondo i processi fisici, chimici e biologici che variano all'interno del Mediterraneo. Noi dobbiamo salvaguardare, oltre che le aree, ma dobbiamo salvaguardare soprattutto la funzionalità, quindi i processi che fanno del Mediterraneo il mare che ha il 10% della biodiversità, pur essendo l'1% della superficie degli oceani. Questo è il fattore. Noi dobbiamo andare verso quella parte. Ovviamente qui abbiamo dei grossi problemi con i legislatori, perché i legislatori, quando gli chiedi di fare delle regole, loro ti chiedono subito di dare dei confini. Noi dobbiamo mettere in atto un altro concetto di protezione, la protezione dei processi, quindi una protezione dinamica. Laddove si generano i processi, bisogna proteggerli. Grazie. Allora, intanto volevo sollecitare le persone che ci stanno seguendo, se hanno voglia di fare domande, se hanno voglia di intervenire.
L'ultimo giro, Lorenzo, abbiamo sentito che ci sono, io insomma personalmente sono molto d'accordo con quello che dice Federico, che le cose stanno cambiando le dinamiche e quindi il mare sopravvive al di là di quello che siamo noi, cioè della nostra, delle nostre esigenze, della nostra percezione. Però Lorenzo, sì, Lorenzo è un, anche un ristoratore, e quindi io volevo capire, perché lui è una persona, rispetto a tanti ristoratori, insomma lui fa parte del pochi dell'alleanza di Slow Food, e credo che voglio capire se il pubblico oggi ha una maggiore consapevolezza delle cose che abbiamo detto, e se il ruolo che ha lui con la sua professionalità è in grado di fare una narrazione di quello che sta avvenendo. In poche parole, invece di insomma, sottoporre al cliente sempre le orate, i branzini, perché così vuole la moda, io so che lui lo fa, ma la difficoltà di proporre un piatto straordinario, magari di sgombri o di sardine o di acciughe. Lorenzo. Sentite? Ok. Allora, ma io credo che indubbiamente si sta arrivando verso un nuovo equilibrio. Questo comporta anche un aggiornamento per quanto riguarda l'offerta dei prodotti trasformati, ma anche consumati al mercato. Senza dimenticare, anzi sottolineo ancora una volta quello che ha detto chi mi ha preceduto, che il più grosso inquinante è l'uomo. L'uomo per quanto riguarda l'inquinamento costiero, i porti, non dimentichiamo che anche lì l'uomo può contribuire a riequilibrare, come dire, il sistema, anche se pur in piccola parte, dell'ecosistema marino. Però qui ci vuole davvero un'inversione di rotta totale rispetto al passato, rispetto alle nostre abitudini. Cercare di capire che cosa significa consumare un chilo di sardine, che cosa significa consumare un chilo di mostelle, che cosa significa consumare, che so io, il lanzardo, piuttosto che altri pesci, oppure per esempio il gambero rosa. Cioè quei pesci, e disincentivare l'uso e le abitudini rispetto al pesce di taglia, con tutti i fattori gli inquinanti legati proprio alla produzione dell'allevamento. Ma noi andiamo, come dire, con coraggio sempre più in questa direzione, non dimenticando che non c'è dubbio che la nostra barca, la mia barca, porta in trattoria, perché ormai sconferiamo solo in trattoria, e quello che c'è in più non lo diamo alla grande distribuzione, ma lo lasciamo stare, lo lasciamo sopravvivere, perché diversamente possiamo anche noi contribuire a rompere l'equilibrio in mare, distruggendo tutto con le strumentazioni, le tecniche di pesca e gli attrezzi di pesca che ci sono di tipo moderno. E quindi, come dire, un nuovo approccio che dovrebbe valere ad ogni livello. Quindi indubbiamente Slow Food può contribuire, ha sempre contribuito a sensibilizzare in questa direzione. Che cosa significa, soprattutto per esempio nelle scuole, un forte richiamo a quella che è. Io sono stato in passato anche assessore qua a Lavagna, e io mi prendevano, come dire, quasi per pazzo quando in contatto con tutte le istituzioni dicevo: perché non si insegna alle scuole medie educazione alimentare, educazione ambientale, come si insegna musica, come si insegnano altre discipline, educazione fisica, cioè proprio una materia dedicata alla sensibilizzazione, alla conoscenza e ai rischi, che se andiamo avanti in questa direzione non so dove andiamo a finire. Come? Io dico, portando anche degli elementi scientifici di tipo, come dire, medico, cioè che cosa significa un tipo di dieta rispetto di un tipo di alimentazione rispetto ad altri. Io credo che dovremmo riformulare, ricominciare proprio da lì, e indubbiamente a diversi livelli
nel nostro piccolo, il nostro contributo lo diamo proprio per far conoscere a tanti, e devo dire con tanto coraggio, poi c'è anche chi propone dei nostri pesci, il pesce prete, il pesce della razza, la mostella, e ci dicono ma noi vogliamo un pesce pesce, e questo fa strano. Siamo orgogliosi quando succede, ahimè sempre meno spesso, ma qualcuno ci chiede il salmone o un branzino, ma noi insomma siamo orgogliosi perché invece da questi segnali, invece di dire andiamo indietro, abbiamo continuato ad andare avanti. Quindi su quello siamo ortodossi e ci crediamo fermamente, perché deve essere davvero un discorso corale. Però ahimè la questione scolastica, io credo che proprio il ruolo di noi tutti, della parte scientifica e di Slow Food, deve essere quello davvero di ricominciare, perché i ragazzi sono sensibili e gli scenari, se andiamo avanti così, l'ultimo esempio che faccio, rispetto a 20 anni fa, la quantità di pescato che conferisce la mia barca in trattoria, indubbiamente è la stessa. Mi dicono, ah, ma quando si arriva a terra, però pesce ce n'è. Certo, però abbiamo dovuto raddoppiare lo sforzo di pesca, e questo la dice lui. Grazie Lorenzo. Abbiamo una domanda che un po' mi aspettavo. Devo confessare che allora questa persona ci chiede, se ne poi volete rispondere uno, tutte e tre, cosa ne pensate delle conclusioni del film documentario Seaspiracy? Io purtroppo non l'ho visto, me ne stanno parlando tutti, ma non sono abbonata a questa piattaforma e quindi non riesco a vederlo. È un film che parla di pesca. E insomma la persona che ci sta seguendo ci chiede che cosa ne pensiamo delle conclusioni di questo film, e in particolare in alto mare se non esiste una pesca sostenibile, è una domanda. Allora scusate, credo che le conclusioni di questo film siano che dobbiamo diventare tutti vegani, non ne sono certa, quindi mi scuso se la mia conclusione non è esatta. Se qualcuno di voi lo ha visto e vuole rispondere a questa persona, abbiamo ancora il tempo per farlo. Io, in attesa, io personalmente non l'ho visto neanch'io, quindi non sono molto indicato. Sono d'accordo che se la conclusione fosse diventare tutti vegani, risponde ancora adesso. Diciamo che la conclusione è ridurre i consumi di pesci, non per forza diventare vegani. Su questo, ci vorrebbero forse degli esperti più di pesca, di rispetto a quanto io non sia, quindi intervengo solo perché c'era un attimo di silenzio. Credo che ridurre i consumi di pesce e variare la tipologia di consumo di pesce potrebbe essere opportuno. La pesca sostenibile forse effettivamente esiste, ma secondo me, parere assolutamente personale, è un po' lontana da quello che è attualmente la panoramica generale, quindi ci vuole parecchio, secondo me, per cambiare un po' da parte di tutti, delle abitudini personali, eccetera. Ecco, insomma, la strada è piuttosto lunga, secondo me, parere assolutamente personale. Vuoi dire qualcosa, Maurizio? Ok, va bene. Un po' di tempo fa ci dicevano che il mare avrebbe sfamato tutti e che avrebbe risolto i problemi alimentari dell'aumento esponenziale della popolazione. E poi ora ci stiamo accorgendo che con i nostri comportamenti, con i nostri accordi commerciali, con lo sfruttamento di aree di pesca da parte per esempio, di alcuni stati della comunità europea, andiamo praticamente a depauperare zone ricchissime in cui comunità di pescatori da secoli lavoravano con metodi tradizionali e così via. Quindi evidentemente c'è un problema, soprattutto per quella che viene chiamata la pesca industriale, la pesca oceanica, che insomma lavora sicuramente in modo non sostenibile, tenendo presente che io tutte le volte che parlo di sostenibilità parlo anche di limiti, cioè quindi non esiste una sostenibilità se non esiste il concetto di, se non ci attacchiamo al concetto di limite. Quindi se una risorsa non ha la capacità di riprodursi e diciamo, ribattiamo il problema, se la pesca non è rivolta solo a quella parte
della popolazione che comunque sarebbe destinata a morire, perché questa è la pesca sostenibile, cioè, scusatemi, faccio una piccola lezioncina, ma un ambiente può sostenere, per esempio, 100 sardine, d'accordo? Ora faccio, banalizzo molto, no? Una sardina fa 300 uova, 200 sardine sono destinate comunque a morire perché quell'ambiente non dà da mangiare alle altre 200, quindi ne dà da mangiare solo a quelle 100. Se noi riusciamo a pescare prima che muoiano quelle 200, abbiamo fatto una pesca sostenibile. È molto difficile, lo so, ma questa è la teoria con cui si è andata avanti per anni nel concetto di pesca sostenibile. Restiamo su questo. Se riuscissimo a fare una pesca di questo tipo, allora avremo realizzato la pesca sostenibile. Però quando cominciamo a andare con delle reti che pescano 10 tonnellate, forse 100 tonnellate, con navi fattoria, così via, quindi poi prendiamo del pesce che viene lavorato, viene congelato, resta lì per chissà quanto, poi arriva sulle nostre tavole, poi viene anche buttato via, perché non dimentichiamoci che ci sono anche tonnellate di cibo che scartiamo, che buttiamo via, per esempio nella grande distribuzione. Io mi pongo sempre il problema: quanto butta via di pesce una pescheria della grande distribuzione? Perché non vedo comprare tanta gente, per esempio, in questa pescheria rispetto a una pescheria che c'è in qualsiasi paesotto ligure, ecco. Però se vado in un qualsiasi supermercato che ha la pescheria, non vedo un affollamento di acquirenti e vedo un sacco di pesce che resta lì, e il pesce dopo 3 giorni puzza, quindi penso che gran parte di quel pesce viene buttato. Quindi c'è anche uno spreco, diciamo, enorme di questo pescato. Ecco, tutto questo ovviamente incide. Quindi, secondo me, sì, la pesca sostenibile esiste se viene esercitata a livello artigianale, diciamo un po' come come ne parlava Lorenzo. Quel livello di pesca, secondo me, è una pesca che possiamo ancora sostenere e accettare. Per quanto riguarda poi l'acquacultura, dobbiamo smettere di allevare predatori, perché è come se io allevassi una tigre per fare delle bistecche quando allevo un branzino. Non c'è niente da fare, l'abbiamo chiamato lupo di mare, lo alleviamo, è come se allevassi un cane per fare giusto delle salsicce, ecco. Quindi ci sono delle incongruenze. Privilegiare, per esempio, l'acquacultura estensiva. Abbiamo distrutto valli, lagune, per farci, che so, la rumianca, petrolchimico, eccetera, eccetera. Se ora recuperarle sarà difficilissimo, però, per esempio, queste lagune sarebbero degli ambienti assolutamente, estremamente produttivi. Quindi tutto questo dovrebbe riguardare quel famoso PRRR, tutti gli R che volete, che sarebbe il recupero dei nostri ambienti, anche degli ambienti produttivi. Tutti questi aspetti, cioè, a me sembrano talmente banali che mi meraviglio persino che non ci sia un legislatore o comunque un collega, perché ormai sono in pensione, quindi non riesco a incidere più di tanto, voglio dire, però qualche collega che ancora è attivo, che vada e si faccia vivo in qualche ministero e alzi un po' la voce su queste cose qua, perché secondo me questi aspetti sono talmente banali e fondamentali che non possono essere ormai più tralasciati, ecco. Sì, scusate, siamo quasi alla fine. Sono stato lungo, scusate. No. Insomma, non so se volete dire qualcosa. Io volevo un attimo... Sento un ritorno di voce. Volevo aggiungere una cosa, perché certo, siamo ai confini con le 19:30, che molto spesso coincide con col sedersi a tavola. Certo. Volevo aggiungere soltanto una cosa, che la questione dell'educazione, del rispetto per le risorse ittiche, può e deve essere fatto anche a tavola, oltre alla questione che abbiamo toccato un po' tutti, anche educativa. Perché non dimentichiamo
che guardarsi indietro significa avere guardare avanti, perché nel passato la cultura, la storia della cucina ligure ci ha proprio testimoniato che il fatto di non possiamo pretendere, insomma, di diventare tutti vegani o di obbligare tutti a diventare vegani. Quindi come avere rispetto dell'ambiente a tavola? Ce lo insegna la storia della cucina ligure, secoli di storia che ha sempre abbinato terra e mare. Tutti i piatti della cucina ligure, ecco lì che invece di mangiare, voglio dire, acciughe fritte o un filetto di pesce alla piastra, possiamo, cioè, faccio l'esempio di alcuni piatti, la burrita erano seppie con le verdure di stagione, piselli in primavera, melanzane, zucchine, lo zimino di Totani erano i calamari con le verdure, quindi magari lasciare perdere un po' il fritto misto che ci impegna con un chilo di calamari, ma magari se facciamo uno zimino ne possiamo consumare un 50%, il bagnun d'acciughe era un'acciuga col pomodoro. Per andare avanti dobbiamo davvero guardarci indietro e guardare al grande rispetto di questa stratificazione di cultura e di storia di secoli della nostra regione. Grazie Lorenzo, credo che sia una bella conclusione, tanto che io volevo prima, fatto bene a sostenere questa cosa, perché Slow Food ovviamente nel suo lavoro di sensibilizzazione sostiene la piccola pesca locale, artigianale, sostiene l'alleanza dei cuochi come te. Mi permetto di dire che sei anche il protagonista di un bellissimo libro che si chiama Ostinati, e quindi sostiene questo perché c'è una differenza, lo dico anche al nostro ascoltatore, una differenza enorme tra pesca industriale e oceanica e la pesca che viene fatta in Liguria, ma in gran parte della nostra costa, una pesca giornaliera dove il pescatore va la mattina o va la sera, torna dopo poche ore, vende direttamente il prodotto e ha una connotazione, una dimensione che tu credo hai espresso molto bene. Non so se devo passare la palla a Paola, se siamo stati nei tempi, credo di sì, io vi ringrazio veramente tutti. Vi aspetto il prossimo weekend a Genova e non so, Paola? Siete stati tutti bravissimi, sia a livello del contenuto ma anche dei tempi, quindi vi voglio ringraziare tanto, è stato un webinar molto interessante e come ha detto Nadia ci vediamo a Genova. Grazie, grazie mille e buona sera. Buona serata. Grazie Lorenzo, grazie. Grazie, salute, arrivederci. Fra poco arriveremo anche a trovare Lorenzo. Ciao. Grazie, piacere di averti. Ciao Lorenzo. Ciao.